Nuovo video, parliamo ancora di GDPR per siti in WordPress. Hai messo a posto il cookie banner, hai messo la privacy policy, ma hai messo a norma anche i tuoi moduli di contatto? Se non sai di che cosa sto parlando, non ti preoccupare, lo vediamo insieme oggi. Se devi ancora farlo e utilizzi il plugin Contact Form 7, questo video è per te. Ciao, sono Laura e benvenuto nel mio canale. Se sei un piccolo imprenditore, un professionista o uno studente alle prese con siti internet e digital marketing, allora iscriviti e scopri altri contenuti interessanti come quello di cui parliamo oggi. Nel video precedente avevamo visto come mettere a norma il nostro sito web con Cookiebot Ubenda. Vi lascio la scheda con il link al video qui in alto. E quello era un video per piccoli siti, massimo 100 pagine. Appena sarà disponibile vi lascerò anche il link per tutti gli altri siti grazie a Compliance. Adesso però andiamo a vedere come mettere a norma il nostro modulo di contatto fatto con CF7 e Contact Form 7 per tutti quei plugin che non prevedono già l'integrazione, quindi come farlo a mano va bene per, ripeto, per tutti i moduli di contatto con Contact Form 7. Allora, andiamo nel vi faccio vedere una pagina di contatto, il modulo di contatto. Questo è un sito ovviamente di test. Dovremmo avere una situazione più o meno simile. Ecco, per la normativa GDPR noi dobbiamo andare ad aggiungere un check qui sotto, un check che dice che l'utente accetta la nostra privacy policy. Per andarla a inserire in realtà è super semplice. Andiamo nell'admin del nostro sito web, lo ricordo per i meno esperti, va aggiunto WP admin, inserisco le mie credenziali e poi vado qui dove c'è scritto contatto, scelgo il modulo di contatto dove voglio andare ad applicare questo check. In realtà va fatto per tutti i moduli di contatto che sono attivi sul sito, ok? Clicco su modifica, mi ritroverò una situazione simile a questa o comunque con i dati che avete deciso di inserire voi e vado ad aggiungere il check. Molto semplice, qui dove c'è scritto accettazione, clicco, il nome lo cambio, io di solito lo chiamo GDPR e poi dobbiamo andare ad aggiungere la condizione, cioè la frase che compare dopo il check. Qui come vedete ne avevo alcune, me le da già che avevo già salvate e potrebbe essere questa: accetto che i miei dati inviati vengano raccolti e archiviati. Per maggiori informazioni e dettagli sull'utilizzo dei dati consulta la nostra privacy policy. Potrebbe andare bene. E rendi questo checkbox facoltativo? No. Qui togliamo la spunta, questo checkbox deve essere obbligatorio. L'utente non può inviare il modulo di contatti se non accetta la privacy policy del sito, quindi mi raccomando, questo è importantissimo. Inserisco il tag, se voglio posso anche andare a creare un link che rimanda direttamente alla privacy policy, basta un piccolo codice HTML davanti, se sapete già come si fa bene, altrimenti ve lo faccio vedere velocemente. Apro il tag ahref, qui vado a scrivere l'URL della mia privacy policy. Spazio target blank, questo serve per farlo aprire in una nuova pagina, la parola interessata, quindi privacy policy, e chiudo il mio tag al link. Salvo, andiamo a vedere cosa è successo sul mio modulo. Eccolo, è comparso, accetto che i miei dati vengano inviati eccetera eccetera, e questo è un check obbligatorio, quindi se l'utente non fa il flag su questa frase non potrà andare avanti a inviare il modulo, gli darà un errore. Volendo posso andare anche a inserire un'altra frase, per esempio che si autorizza all'iscrizione alla newsletter o all'invio di promozioni o cose simili. Per farlo anche qui è molto molto semplice, sempre come prima, crea un pulsante di accettazione, magari lo chiamo newsletter, anche qui avevo delle frasi per salvate,
Ad esempio, iscrivendomi nella newsletter dichiaro di aver letto ed accettato la privacy policy del sito. Poi ovviamente nella privacy dovrò indicare per quale motivo sto chiedendo questi dati, quindi anche il discorso della newsletter. Qui dove c'è scritto rendi questo checkbox facoltativo, invece in questo caso lo lasciamo così perché non posso obbligare l'utente a iscriversi alla newsletter. Mentre nel caso precedente l'accettazione era obbligatoria perché sennò non si può andare avanti, cioè io devo accettare le privacy policy del sito altrimenti non ti posso inviare il messaggio, in questo caso non sono obbligato a farlo, quindi se l'utente non vuole può non iscriversi alla newsletter. Mi raccomando, rendere questo checkbox facoltativo è importante. Io continuo a vedere ancora tantissimi siti che invece, semplicemente per inviare una richiesta di informazione, richiedono l'iscrizione alla newsletter. Questo non è assolutamente corretto né nei confronti dell'utente né appunto per la norma. Può essere un caso differente se invece io offro qualcosa in cambio dell'iscrizione alla newsletter, per esempio un PDF di aiuto o un file, insomma regalo qualcosa all'utente, allora in questo caso ti sto offrendo un servizio e tu ti iscrivi alla newsletter. Ma per un semplice modulo di contatto questo non è possibile farlo, quindi fate tantissima attenzione. Torniamo al nostro sito, eravamo rimasti qui, quindi all'inserimento del tag della newsletter con il checkbox facoltativo e lo vado a inserire. Salviamo e andiamo nella nostra pagina di contatto e vediamo che è comparso anche il secondo check. Quindi se l'utente non accetta il primo check non può andare avanti, se invece non accetta semplicemente il secondo check può continuare ad andare avanti, quindi il messaggio verrà inviato correttamente. L'ultimo passaggio che rimane da fare è tornare nel nostro modulo di contatto, nella scheda mail, e andiamo a inserire gli ultimi due tag che abbiamo inserito. In questo modo cosa succede? Quando noi riceviamo la mail direttamente dal modulo di contatto vedremo anche questi due check, quindi vedremo l'accettazione della GDPR dell'utente e anche se ha deciso di iscriversi o no alla newsletter. Quindi mi vado a copiare questi due, GDPR e newsletter, e li salvo. Piccola parentesi, alcuni servizi come MailChimp, SendinBlue e molti altri hanno l'integrazione con Contact Form 7, quindi il checkbox della newsletter non si inserisce così, ma si inserisce attraverso un plugin o un pezzo di codice che nel momento in cui viene inviato il modulo si iscrive anche automaticamente alla newsletter, invece in questo caso è manuale, quindi lo dovrò andare a inserire io manualmente nel mio sistema di newsletter. In teoria tutto questo basterebbe, io però utilizzavo un plugin che mi permetteva di salvare anche il database dei contact form. Questo sia perché mi permetteva di non perdermi i messaggi che per un qualunque motivo, un errore del server, non venivano poi realmente inviati alla mail, sia per avere un archivio, uno storico, ok? Ci sono due alternative che ho provato, una è molto conosciuta, si chiama Flamingo, ed è un plugin veramente conosciutissimo, infatti credo, vedete, 700.000 installazioni attive, e un altro che ho scoperto da poco che si chiama Advanced CF7DB ed è questo qui per farvi vedere l'iconcina. Ha circa 90.000 installazioni, però è abbastanza aggiornato. Vi faccio vedere la differenza tra i due plugin. Allora, Flamingo, ho già fatto dei test e ho già inviato dei moduli per farvi vedere come viene fuori. Flamingo mi divide in rubrica messaggi in arrivo, quindi in rubrica mi salva tutti i messaggi email da cui sono stati inviati i moduli, e nei messaggi in arrivo vedo proprio invece tutti i messaggi email, quindi con data, orario, chi l'ha inviato. Poi se vado all'interno posso anche vedere tutti gli altri dati, quindi anche se ha dato il consenso oppure no alla GDPR. Ovviamente alla GDPR lo deve dare per forza perché sennò non si riesce ad andare, e anche se l'ha dato la newsletter. Questo mi permette di avere un archivio e quindi di avere sempre la prova del consenso della persona. Andiamo a vedere anche l'altro plugin, quello che ho installato poco fa. Qui ti fa scegliere il modulo di contatto. Questo qui mi piace particolarmente perché vedo subito a colpo d'occhio anche le due
caselle GDPR newsletter. Ovviamente dove c'è scritto uno vuol dire accettato, dove non c'è nulla vuol dire che non è stato accettato. Quindi già a colpo d'occhio vedo subito se è stato accettato o meno e posso anche andare poi a vedere tutti gli altri dati. Se decidete di utilizzare uno di questi due plugin, dovete andare a modificare nella privacy policy anche i dati che voi raccogliete, perché questi due plugin raccolgono anche l'indirizzo IP. Quindi bisogna andare ad aggiungere che è un altro dato che viene raccolto. Se questo video ti è stato utile, lasciami un like e iscriviti al mio canale e attiva la campanellina, così verrai informato sempre di tutti i nuovi video. Alla prossima!